narrativa, saggistica e poesia. Zafferana Etnea conferma il forte sodalizio con il premio Brancati, giunta alla sua 46ª edizione. Questo sabato abbiamo questa bellissima kermesse culturale, ormai un premio che appartiene al patrimonio siciliano nazionale. 46ª edizione vuol dire storia, vuol dire cultura, vuol dire sacrificio, vuol dire passione. Diamo proprio stasera atto, riconosciamo al grande nostro scrittore e con questo premio la sua grandissima qualità a livello mondiale. Ma la novità anche importante è che abbiamo unito la sezione giovani, quindi un modo per porre più attenzione a chi si vuole appunto avvicinare, ad accostare al mondo della letteratura, dare quindi più visibilità, ma soprattutto incentivare quindi i giovani verso la lettura, proponendo anche appunto delle vicende un po' vicine alle loro problematiche. Quindi un premio che sicuramente continuerà ad onorare la memoria del nostro Vitaliano Brancati e allo stesso tempo ci dà l'opportunità di promuovere culture e di avvicinare la nostra comunità ai libri. L'altro, accettazione e pregiudizi, il difficile cammino verso una società multietnica, il tema posto al centro del dibattito della serata, alla quale sono intervenuti la Duana Pavlovic, attrice e attivista per i diritti umani, padre Beniamino Sacco, presidente della Fondazione Il Buon Samaritano, Andrea Bellardinelli, coordinatore programma Italia Emergency, Franco Battiato, cantautore, compositore e regista. Quattro le sezioni di questa edizione 2015. Per la sezione poesia si aggiudica il premio Roberto Deider con il libro Solstizio. Per la saggistica Domenico Quirico con il Grande Califfato. Nella sezione narrativa invece Nadia Terranova con gli anni al contrario. E per la sezione giovani esordienti Giulia Gubellini con il libro Under. Ricevere questo premio è stata una soddisfazione grandissima, veramente, e soprattutto per la sua importanza, che ha premiato scrittori importantissimi, e quindi anche adesso mi sento un po' responsabilizzata. Comunque è stata una gioia veramente immensa. Più aria fresca c'è, più ossigeno c'è, questo vale per tutte le questioni della vita, ma insomma tanto più per un premio letterario e meglio è. Credo che ci siano le premesse per far ripartire il premio Brancati, che appunto nei suoi vincitori annovera scrittori di grande grido, insomma, e quindi si possa pensare appunto al premio Brancati come qualcosa in crescita e non che resta stabile.